donne, beh, sono diversi. Tu dirai, no. Massimiliano, ecco appunto, ecco. L'hai detto, l'hai espresso, un'ovvietà, una banalità. Però in realtà le nostre differenze così profonde dal punto di vista emotivo, psicologico, fisico, hanno bisogno di attenzioni differenti e anche di cure diverse. Per questo motivo si parla sempre più frequentemente di una medicina di genere, ovvero di un approccio proprio terapeutico tarato su queste differenze, differenze nei controlli, nelle terapie che vengono prescritte appunto a uomini e a donne. Insomma, noi oggi, Gabriella, vogliamo occuparci del benessere delle donne, vogliamo farlo a 360 gradi, parlando ad esempio dell'alimentazione, ma perché no anche della salute, della ginnastica, fino al tema caro a voi donne, quello della psicologia, che come dire, solo noi donne? No, è un tema per voi molto molto delicato, perché ne avete più bisogno di noi. Questo no? È un pregiudizio. O pensate di averne più bisogno di noi. Questo chissà, è un pregiudizio. Chissà. Ma di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Vedo che le donne lì dietro le quinte si stanno arrabbiando su questo. Vabbè, ma che cosa volete ci che sia? Ci difenderemo in studio. Grazie Eliana Liotta, giornalista e scrittrice, autrice insieme all'oncologo Paolo Veronesi del libro Il bene delle donne, scritto per Rizzoli e che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Grazie per essere con noi. Grazie Liotta, a voi per il vostro invito, buon pomeriggio. Con noi anche Marcella Saponaro, ginecologa, esperta di agopuntura e psicosomatica. Sì, buonasera. Straordinario, buonasera. Buonasera. E la collega giornalista di Galileo.net, Annalisa Bonfranceschi. Buonasera. Ma per fortuna c'è un altro uomo tra gli ospiti, grazie per essere con me oggi e con gli amici del pubblico, gli amici del sesso maschile, perché sennò mi sarei sentito davvero molto molto solo. Lui si chiama Alessandro De Paulis, è insegnante UISP, ovvero l'Unione Italiana Sport per Tutti, ma è anche istruttore... Gabriella, attenta, è istruttore di ginnastica dolce. Buonasera. E tra poco ti metterà alla prova. Allora, ma Eliana, per fortuna c'è la ginnastica dolce. Per fortuna. Mi spieghi un po' che cos'è? La ginnastica dolce è un tipo di ginnastica che proponiamo alle persone che rientrano nell'età anziana. Io sono un operatore della WISP di Roma, c'è l'area anziani che si occupa del punto della ginnastica dolce, che è una ginnastica che prende in considerazione prevalentemente l'aspetto della mobilità articolare, della flessibilità, dell'equilibrio, la coordinazione. Lavoriamo sul tono muscolare e in più c'è tutta una parte invece di aspetto di socialità. Quindi non solo la cura del corpo e una cura che non è solo su un bisogno, ma anche preventiva, anche quindi nella... anche relazioni, no? Ma sono più uomini o più donne? Ma se, se guardi la fotografia c'è un solo uomo e tutte donne la sbarra. Che vorrà dire? Che noi non abbiamo bisogno di ginnastica dolce. Non, sì, direi, non credo. Tra poco ti vediamo. No, perché la mia impressione è che spesso è la moglie che si presenta, inizia a fare attività, poi cerca disperatamente di coinvolgere, trascina il marito a fare ginnastica. Vorrei capire se anche la sua esperienza è questa. Allora, noi operiamo nei centri sociali anziani e quindi andiamo lì e facciamo attività anche in ambienti non convenzionali e abbiamo un 95% di atlete allieve donne. 95%? Sì. Ma sì, perché noi non abbiamo bisogno di fare ginnastica. Non credo che sia quello. Ci sarà un aspetto anche culturale magari. Tutti i giorni. No, io mi fido più di lui che di te, diciamo. Una sede lì mi vorrei sedere io per riflettere, diciamo, no, così. Io però penso che l'abbiano messa per lei. Credo anch'io, credo perché anch'io. Ci fa vedere un po' di esercizi, sì, di questa ginnastica dolce. Io adesso la raggiungo, ecco. Andiamo insieme, va? Un piacere. Gli faccio fare, possiamo con piacere, con piacere. Non tutto è perduto. Mi metto qui vicino a lei, guardo in religioso silenzio, o quasi. Allora, adesso facciamo un po' di movimenti. L'idea è che abbiamo deciso di fare delle mi proposte con... Mi sposto da quest'altra parte, sennò l'operatore lì mi ammazza. Giusto. Facciamo delle proposte sulla sedia. Iniziamo con un movimento della colonna vertebrale. È importante lo stile di vita, siamo sicuramente d'accordo. In questo movimento andiamo a portare indietro il bacino, la retroversione e facciamo un ascolto. L'ascolto è alla base della nostra metodologia, l'ascolto del proprio corpo. Se noi ascoltiamo il nostro corpo riusciamo a sentire che cosa succede, riusciamo a capire qual è il limite del movimento. Adesso cambio e faccio un movimento invece di flesso estensione. Lavoro sul lato, ecco, il fianco che si allunga. Serve? Questo fianco si allunga e si accorcia. Facciamo un'inclinazione laterale della colonna. E, come dicevo prima, io posso dare delle indicazioni relative a come fare il movimento, ma sull'ampiezza, sull'intensità, invece ognuno deve lavorare in base a
quello che ascolta, alle proprie sensazioni. Alle sensazioni. Diciamo che la piacevolezza è un ottimo indicativo di esercizio ben fatto. Se sento bene, devo continuare, diciamo, esatto, così. Se sento fastidio, se sento dolore, sicuramente sto eccedendo. De Paolis per la cervicale, che insomma per... di cui soffre a grande richiesta. La... A grande richiesta. No, no, però lo chiedo. Movimenti semplici. I miei genitori. Suggerisco di farli sempre sulla parte anteriore della sedia. Da seduti per la cervicale è molto buono, quindi si può andare su e giù, si può andare sicuramente a destra e a sinistra. Essendo delicato, è importante che il movimento sia lento, dolce, non arrivare al nostro limite. Se riusciamo a lavorare all'interno del limite, il limite si espande. Se noi lavoriamo oltre il limite, ci facciamo male. Ma questi esercizi li possiamo fare tutti, no? Li possiamo fare anche tutti. Anche Gabriella può farli. Gabriella, sì. Magleta, Massimiliano, mi preoccuperei di te. Ce la farà. Possiamo fare anche dei cerchietti. Prendiamo come punto di riferimento la punta del naso, come se fosse un pennello, disegniamo dei cerchietti non particolarmente grandi, prima in una direzione e poi nell'altra. La cervicale si può riprendere anche il movimento che abbiamo fatto prima, che era esclusivamente del bacino, integrare anche la parte del torace e inserire anche poi la cervicale. Quindi diventa un movimento completo. Qua ci vuole un po' di coordinazione, però, diciamo. Eh sì, sarebbe. Non fa per te questo. Massimiliano, comincia dall'ABC, comincia da questi movimenti. Questo proprio non... Grazie, grazie davvero. Voi non avete visto, cioè Massimiliano tu non potevi vedere, ma no, insomma il nostro pubblico, Gabriella, faceva gli esercizi, eh? Eh sì, sì, anch'io li facevo, con la testa però. Quanti anni hanno di media i suoi allievi? Dipende. Sì. Io lavoro nei centri sociali anziani, in teoria dai 55 anni si possono iscrivere. Però arriviamo agli ultra 80 anni. Non ci sono giustificazioni, si comincia prima, però diciamo non sì, è mai a parte tardi. Di prevenzione. Eliana, torniamo al nostro posto, grazie. Al nostro posto. Grazie. Abbiamo detto